Buongiorno, buonasera o buonanotte e rieccoci a Le stanze di Sofia. Entrate pure e scegliete un posto per accomodarvi in questa stanza e in questa puntata. Questo è un podcast dove in ogni stanza, tramite un spunto, un gioco o un esperimento filosofico, si riflette e si gioca con il pensiero e con la filosofia. Nella scorsa puntata, dopo aver parlato degli zombie e in particolar modo degli zombie filosofici, abbiamo introdotto, come spunto, una strana figura intermittente che appare e scompare, appare e scompare. Era un modo per parlare di un altro esperimento filosofico, lo Swamp Man del filosofo Donald Davidson. Questo è un esperimento mentale proposto intorno al 1987 e per certi versi simile a quello dello zombie filosofico di David Chalmers che abbiamo visto settimana scorsa. Per cui questa puntata, probabilmente breve, sarà una sorta di aggiunta o di glossa a quella precedente. Ma che cos'è questo Swamp Man? Parafrasando Davidson, eccolo. Immaginate il falegname Gervaso che va a pescare sul lago di montagna. Purtroppo il tempo cambia velocemente, scoppia un violentissimo temporale e Gervaso viene colpito da un potente fulmine che non solo lo uccide sul colpo, ma lo riduce a brandelli. Anzi, peggio, lo smolecolizza. Stranamente, però, le molecole di Gervaso vengono ricomposte formando una replica perfetta del falegname. Questa replica ha quindi lo stesso corpo e lo stesso identico cervello di Gervaso. Perfino gli stessi ricordi, e continuerà a fare la sua stessa vita. Tornerà a casa della moglie di Gervaso e dai suoi figli, frequenterà i suoi amici e condurrà la sua falegnameria. Per tutti gli altri, la replica di Gervaso è Gervaso stesso. Ma è davvero così? La replica e Gervaso sono la stessa persona, sono la stessa cosa? E lui sta davvero riconoscendo sua moglie e i suoi amici? È davvero una persona? Potremmo anche chiederci. Per Davidson non è esattamente così. La replica non riconosce interamente la moglie di Gervaso, pur avendo i suoi ricordi, perché banalmente quella non è sua moglie e non ha nessuno da riconoscere visto che ha immagazzinato quei ricordi ma è la prima volta che la vede. La replica non ha la stessa storia, le stesse precedenti relazioni di Gervaso. Dall'esterno potrà sembrare uguale, ma non possiede le stesse interconnessioni con il mondo, la sua stessa vita. Questa conclusione non è così ovvia, così scontata. Qualcuno potrebbe anche dire che se la replica ha i medesimi ricordi di Gervaso, se ha esattamente lo stesso cervello, allora dovrebbe essere esattamente la stessa persona. Ancora una volta, è un problema di coscienza e di come si interpreta quest'ultima e il cervello. La coscienza si è replicata perfettamente nel nuovo fisico della replica di Gervaso, oppure no? Ma per capire, proviamo a prendere un esempio più semplice. Se immaginiamo di prendere un bellissimo tavolo artigianale, mettiamo costruito da Gervaso e lo distruggo, poi con un macchinario particolare lo ricostruisco perfettamente uguale, molecola per molecola. Il secondo tavolo è il primo o si limita ad essere identico? Per le persone che lo vedono da fuori, e volendo potremmo fare lo stesso esempio con un'opera d'arte famosa, sarebbe lo stesso tavolo o la stessa opera. Ma io so che non lo è, per quanto possa essere simile o perfino uguale. Nel caso di una persona, quindi di una coscienza, le cose sicuramente sono più complicate. Ci sono state varie interpretazioni e critiche allo Swamp Man, ma quello che voleva qui sottolineare Davidson è che il pensiero, il significato, la semantica, non sono qualcosa di indipendente e separato, ma dipendono dal contesto, dalla storia, dalla relazione. Prendendo spunto dallo Swamp Man, potremmo porci di fronte a un altro dubbio, per alcuni aspetti simile. Pensate alla possibilità di un trapianto di cervello. Possibilità effettivamente non tanto remota, se si vuole dare credito a un neurochirurgo come Canavero, che sosteneva nel 2017 di averlo compiuto con due cadaveri e di poterlo replicare in un caso di tetraplegia. La domanda qui è: chi è il ricevente e chi è il donatore? Insomma, se il cervello di Gervaso venisse trapiantato nel corpo di Gianni, sarà Gianni ad aver ricevuto un nuovo cervello o Gervaso ad aver ottenuto un nuovo corpo? Dov'è la coscienza? Oppure
non si tratterà più in ogni caso della stessa persona, ma di una sorta di ipoido come Gergianni o Gianvaso. Anche psicologicamente, infatti, potremmo chiederci quanto la persona possa cambiare in seguito ad un trapianto del genere. Sembra infatti che i tratti psicologici e caratteriali di un individuo non dipendano solo dalla materia grigia, da quanto c'è nel cervello, ma anche da una serie di fattori esterni, dall'ecosistema batterico al rapporto con il nostro corpo, alla relazione con il nostro aspetto, a chissà che altro. A ben pensare, questo non vale solo per un trapianto così scientificamente complicato e forse ancora inattuabile come quello del cervello. Per quanto infatti si sostenga che un trapianto di un organo o di un arto non incida sull'identità personale, perché questa non si basa esclusivamente sull'identità corporea, alcuni pazienti sostengono di aver subito grossi cambiamenti in seguito ad un trapianto. Ne parla per esempio Jean-Luc Nancy nel suo libro L'intruso, dove analizza filosoficamente il suo trapianto di cuore e ciò che ha comportato nella sua vita e nel suo riconoscersi come la stessa persona di prima. Se non sbaglio, il tema è trattato anche nel film 21 grammi. Ancora una volta, cadiamo nel tema dell'identità personale. Cosa rimane immutato nel cambiamento? A cosa possiamo davvero aggrapparci per restare noi stessi, nonostante i nostri mutamenti, a volte anche così importanti? Ne abbiamo parlato in una delle prime puntate di questo podcast, quando ci siamo chiesti, quando un fiore si stacca di volta in volta un petalo, giocando per esempio a mamma e non mamma, quando questo fiore smette di essere un fiore? Ecco, se volete approfondire l'argomento, vi metto in descrizione anche un video sul mio canale di YouTube, dove ho già parlato del tema dell'identità personale e del riconoscimento sociale, partendo dalla nave di Teseo, che è un altro esperimento mentale, e il rapporto esistente tra Bruce Wayne e Batman. Per ora, però, è il caso di cambiare stanza. Il nostro prossimo spunto filosofico è più che altro, uno spuntino. Sul tavolo di una cucina, infatti, c'è un grosso marshmallow colorato e appetitoso. Cosa vi fa venire in mente? Forse l'acquolina in bocca, forse il disgusto, o magari vi è già tornato nei ricordi quell'esperimento psicologico sulla capacità di posporre il piacere, fatto da alcuni bambini, probabilmente per la prima volta intorno agli anni 60. In sostanza, si diceva loro che avrebbero potuto papparsi subito un marshmallow singolo, oppure aspettare, per esempio un'ora, e poterne mangiare due. E quanto vale nella vita questa capacità di saper aspettare e di saper posporre il piacere? Oppure anche, se vogliamo, questa capacità di resistere all'ansia? I miei due ascoltatori già lo sanno. Per ora vi lascio riflettere o mangiare subito il dolce. Potete muovervi per la stanza o fare un giro tra gli altri episodi delle stanze di Sofia. Come potete anche invitare qualcun altro, se volete, condividendo questo podcast, che comunque trovate sia su Spreaker, su Spotify, su iTunes e su YouTube. Le porte sono sempre aperte. Mi casa è stu casa. Dunque, al prossimo incontro. E nel mentre, buona esplorazione!